Buonasera, mi chiamo Annalita Grimaldi, sono presidente di un'associazione, AIPACUS, l'associazione di pazienti con malattia di Cushing. Mi trovo oggi qui a un incontro con l'Accademia dei Pazienti con Neopati ed è un corso che sto seguendo dallo scorso novembre, interessante e arricchente dal punto di vista, da più punti di vista, nel senso che da un punto di vista come presidente dell'associazione, ma dal punto di vista di pazienti. Nel senso, la mia malattia è una malattia degenerativa, quindi qualche cosa che è cronica più che degenerativa, una malattia lunga, una malattia che mi accompagnerà per molto tempo. Quindi il fatto di vivere con questa malattia in qualche modo ti spinge a diventare per necessità un paziente esperto in questo settore. E questo corso, posso dire che sono stata veramente fortunata, la prima edizione, il corso italiano non europeo, ho fatto la domanda nei vari congressi, convegni che io ho frequentato, quando tramite la dottoressa Dominique Van Dorn c'è stata questa possibilità, ho dato il mio nominativo e ho iniziato a frequentare questo corso. Un corso strutturato benissimo, sia nei contenuti sia nel personale, e, oltre alla qualità del personale degli argomenti trattati, la cosa che mi ha colpito di più è l'interazione che c'è stata e che c'è tra i docenti e noi partecipanti, questa comunicazione così circolare che in qualche modo mi ha ancora di più convinto quanto sia importante la comunicazione medico-paziente e più anche la conoscenza a livello nazionale e anche europeo della mia patologia, delle altre patologie, di come sono strutturate e come a volte la normativa, anche prevalentemente in Italia, abbia queste caratteristiche a macchia di leopardo. Quindi invece in qualche modo mi ha anche aiutato, invece di continuare a fare le mie ricerche affannose e continue su internet, su vedere le varie procedure, i vari percorsi terapeutici, i centri più o meno dedicati a questa, parlo per la mia patologia, il fatto che c'è stato qualcuno esperto nel proprio settore che in maniera veramente neutrale, nel senso obiettiva dell'argomento, è stato trattato e facendo, cioè dandoci degli spunti anche per noi a fare delle domande interessanti e in certo qual modo è uscito fuori quanto sia importante questa figura di noi pazienti esperti e quanto sia anche dall'altra parte un elemento veramente di come dire, una risorsa in più per andare sempre incontro a un miglioramento in questo settore.